13. RTL 102.5, giornale orario. Buona giornata da Ivana Faccioli. Oggi è il giorno del monitoraggio settimanale sul Covid. L'incidenza dei casi è in aumento, prosegue spedita intanto la vaccinazione anche dei bambini. Ci racconta tutto Alessandra Giannoli. L'incidenza a livello nazionale è in netto aumento, 241 casi per 100.000 abitanti contro i 176 della settimana dal 3 al 9 dicembre. L'RT medio passa da 1,18 a 1,13, in lieve calo. In base al monitoraggio settimanale della cabina di regia, tre regioni e una provincia autonoma superano i parametri indicati per il passaggio alla zona gialla. Liguria, Marche, Veneto e Trento da lunedì dovrebbero andare ad aggiungersi a Calabria, Friuli Venezia Giulia e provincia di Bolzano, già in giallo. A un giorno dall'avvio delle vaccinazioni per la fascia pediatrica, 15.000 bambini hanno fatto la prima dose. In primavera potrebbe arrivare un vaccino anche per gli under 5. Sul fronte delle cure, le pillole anti-Covid della Pfizer dovrebbero essere disponibili in Italia dal mese di gennaio. La cronaca dalla Puglia: sono due fratellini di 2 e 4 anni, le vittime del rogo divampato nel campo rom di Stornara, nel Foggiano. Pare che i piccoli fossero a letto al momento dell'incendio, 4 i moduli abitativi distrutti dalle fiamme. La politica: ci sono tante novità che riguardano la manovra economica. Alberto Ciapparoni. È arrivato il maxiemendamento del governo che recepisce le intese in maggioranza sia sulle tasse sia sulle bollette. 3,8 miliardi contro rincari, ma c'è la novità di 1 miliardo in più perché le famiglie potranno rateizzare in 10 rate gli importi per luce e gas sulle fatture emesse da gennaio ad aprile 2022. Ecco poi il nuovo sistema del prelievo fiscale a 4 aliquote, non più 5, ed è stop all'IRAP per il 41% degli autonomi, rifinanziato il bonus TV. Da Fratelli d'Italia però Giorgia Meloni accusa. Beh, la manovra è sicuramente deludente, l'ho detto, lo ripeto, credo non servisse Mario Draghi per fare una manovra di compromesso di questo genere, non c'è visione, non c'è niente sulla crescita, il Parlamento ancora una volta farà il passacarte e questo comincia a diventare un problema serio per la qualità del nostro ordinamento, della nostra democrazia. Tra le misure anche fondi per le scuole paritarie, per il turismo, lo spettacolo, l'auto, per i comuni e norme anti-delocalizzazioni delle imprese. A te, Ivana. Grazie Alberto. La borsa di Milano in questo momento è negativa, Piazza Affari, FTSE MIB meno 1,04%. Siamo allo sport con il calcio. Oggi due anticipi di Serie A, in campo anche la capolista Inter, Max Viggiani. Sì, buongiorno Ivana. Archiviato solo ieri il secondo turno della Coppa Italia, è già tempo di Serie A. In programma, come dicevi correttamente, due anticipi della 18ª giornata. Si partirà alle 18:30 oggi con Lazio-Genoa allo Stadio Olimpico, alle 20:45 invece in campo a Salerno la capolista Inter e i padroni di casa campani. Il big match di questo turno però è senz'altro previsto domenica sera alle 20:45 a San Siro. Si sfideranno le inseguitrici attuali dei nerazzurri di Simone Inzaghi, e cioè Milan e Napoli, dimezzate dalle assenze. Naturalmente aggiornamenti su queste partite su RTL 102.5 nella giornata di oggi, naturalmente anche nel weekend. Per lo sport è tutto, adesso è venuto il momento di ascoltare le notizie in inglese, naturalmente con la nostra Jennifer Pressman. Good afternoon. Here's the latest world news in English. At least 27 people are feared to have died after a fire broke out in a building in Osaka, Japan. In England, 4 boys aged 3 and 4 have died in a house fire in South London. The G7 has called the Omicron variant the biggest current threat to global public health. And President Biden has warned of a winter of severe illness and death for the unvaccinated amid the rampant spread of Omicron in America. That's all for today. News in English. We'll be back on Monday at 1. Previsioni del tempo. Ben ritrovati da Alessandra Tropiano di Trevi Meteo. Altra giornata all'insegna del bel tempo per un anticiclone ben saldo sulla nostra penisola. Avremo infatti cieli prevalentemente sereni al nord e sul versante tirrenico, qualche addensamento in più sulle Adriatiche e il sud, ma in un contesto tendenzialmente asciutto. Possibili solo deboli piogge sull'Appennino e sul Messinese. Temperature pressoché stazionarie con valori massimi compresi tra i 10 e i 15 gradi al centro-sud. Dettagli sull'app gratuita di Trevi Meteo. Via Radio.
Ben trovati da Giancarla Tescione di Autostrade per l'Italia. Le notizie principali al momento interessano la 1 Milano-Napoli, dove tra Guidonia Montecelio ed il bivio con la diramazione di Roma Nord verso Firenze, il traffico è momentaneamente bloccato in seguito ad un incidente che ha coinvolto due camion e un'auto. Sempre in A1, ma tra Basso Lodigiano e Fiorenzuola verso Bologna, si sono formati 10 km di coda in aumento per un incidente tra tre camion e tre auto. In alternativa consigliamo di uscire a Piacenza Sud, percorrere la strada statale 9 via Emilia e rientrare a Fiorenzuola. Passiamo ora sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra Forlì e Faenza, sempre verso Bologna, registriamo 2 km di coda in aumento per un altro incidente che ha coinvolto tre camion. In tutti i casi citati, tutti i mezzi di soccorso sono presenti sul posto. Queste al momento le principali notizie da Autostrade per l'Italia. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. Grazie per averci seguito, ci sentiamo più tardi. Buon pomeriggio.